voglio fare una intro un po' diversa. Aspettate, una nuova intro. Ah, trovata. Buon prosciutto, ragazzi. Io sono Cino 2008 e benvenuti, credo, su un gioco. Manco mi ricordo come si chiama. Tanto, come vedete qui, ho tantissimi mondi. Due che ci sono andato 2 giorni fa, però non gliene frega proprio a nessuno. Tanto andiamo nel primo mondo che ho fatto. Questa è la mia casa senza tetto. Ho 2 casse grandi. Qui ci sono le cose. Se vedete che ho un arco incantato, un libro. E perché allora, primo io non sono stato a incantarle. E poi non so manco come si fa a incantare le cose. E poi il libro incantato. L'acqua 1 e l'altro prima 3. Non so come manco si fa, anzi non so manco come si fa un libro. Qui allora, tipo, prima stavo pescando, che ci sono tanti pesci. Stavo pescando e mi sono arrivate queste cose. Prima il libro, poi prima avevo avuto un altro arco che tipo io prima avevo 6 frecce. Tipo io quindi ho una freccia, quelli che giocano a Minecraft. Forse io ho un compagno che gioca tanto a Minecraft e quindi sa molto su Minecraft, io so poco. Che si chiama Fulmine. Con un nome che manco so com'è. Qual è? E si chiama Fulmine. E io ho una domanda per te, proprio in diretta. Come servono queste cose? Poi, ci sono su Minecraft tipo gli archi infiniti, che prendo tipo una freccia. E poi tipo gli archi infiniti, tipo tu prendi un arco, prendi una freccia e poi dopo puoi tirare tutte le frecce che vuoi, come gli scherzi. Prima sono qua. E poi dopo sono riuscito a prendere qualcosa. Però mentre stavo risalendo sono crepato male. E quindi mi devo fare un'altra canna da pesca. E vabbè. Ora fatemi dormire. No, meno male. Dormiamo. E niente. Prima volevo fare una roba. Sapete come è il mio nome? Cino 2008.
ma come mi chiamo? Ah. Prima stavo leggendo tipo multigiocatore. Però non, ora me ne vado via da questo mondo. E vado in questo. La cosa più bella della vita, che appena entro sono già con mezzo cuore, che devo già mangiare, che poi piove già. Non so perché, ma mi sento un po' vergognoso, niente zucca. E così si vede con una zucca in testa. Quando vedete una zucca, prendetela. Prima la spaccatela. Poi prendetela. E poi. Prima ho detto una cosa. Mi sento un po' vergognoso di farmi vedere un po' in faccia. Allora, non so di quanti di voi conoscano gli SCP, che io li conosco. La S e la C non so cosa ha. La S, non lo so. La C non lo so. La P di pericolosi. Alcuni. Alcuni sono pericolosi, tipo come la frase che ho detto prima, mi sento un po' vergognoso di farmi vedere in faccia. C'è un SCP che se lo guardi in faccia inizia ad urlare malamente, che prima ti rompe i timpani, che è l'SCP-096 e detto anche Shy Guy. Tipo, allora, è tipo alto 3 blocchi di Minecraft. E poi se tu puoi guardarlo da tutte le parti, ma se lo guardi in faccia, lui prima si mette in piedi, poi allo stesso tempo mani sulla faccia, inizia ad urlare. E dopo cosa succede? Tu scappi, però SCP-096 è molto, un po' troppo veloce. Anzi, è molto veloce. E quindi riesce a venire, quindi corre molto veloce verso di te. E poi muori. Il ciscio. Però se voi siete un po' furbi e avete tipo una casa e con delle ceste che avete piazzato, se andate in viaggio e non vi dovete portare niente, siete furbi. Perché vedete io che non ho niente? E quindi, quando, se io tipo portassi tipo qualcosa che mi serve e poi muoio, poi tipo sono tipo in una foresta, vado nella stessa foresta, ma non trovo la cosa che dovevo. Che avevo portato di molto importante. E quindi, però, scusate se parlo tanto. Allora, andiamo nel mondo in creativa.
messo delle uova di casta. Allora, una volta, preparatevi già a ridere. Allora, una volta ero qui con tutti i miei bei cagnolini. Poi sono andato nel Nether. Muto Nether. E sono andato un po' in giro, ho scavato un po' in sopra, un po' in sotto. Poi ho perso il portale del Nether in cui sono venuto. E poi dopo l'ho perso. E poi a perdere questo. Ho acceso. Beh, non era acceso. Avevo spaccato un punto. Avevo spaccato un punto. E tipo io poi con l'accendino, con l'acciarino, non sapevo che lì mancava un blocco. Quindi cosa facevo? Accendevo. Poi sono andato in un altro portale che voglio vedere, forse questo. Vediamo se poi si accende. Allora, per questa volta chiudo qui. Spero che il video vi sia piaciuto. E Cino 2008 vi auguro una buona giornata. Ciao.